Eccoci qua, Pogozain, giornata 2 del Bayfest. Siamo ancora qua, siamo ancora vivi, nonostante tutto. Vivi. Allora, ieri. Come stai? Bene. Ieri ti ho visto, ho vomitato. Raccontaci del tuo vomito di ieri sera. Ma secondo me non ero ubriaco. Eri semplicemente sfatto. Perché è difficile comunque partecipare come negozio. Parlaci del fatto che partecipi come negozio ai festival, quanto è importante. Ma tanto, al di là del fatto che hai una clientela iper specifica, quindi per noi è proprio l'apice, guarda qua. E... Eccolo! Ma ragazzi, ci siamo tutti! Venite qua, qua vicini, grande ragazzi. Ma c'è qua tutto Twitch Italia, ragazzi. Guarda qua, dai, attenzione alla camera, attenzione qua, attenzione! Cadrà tutto, stai molto attento. Stanno cantando 50 spazio. Mettiti vicino, ecco, ti vedo. Ciao ragazzi! Ci siamo ragazzi. Allora, stavamo parlando di quanto è importante per un negozio, un business, partecipare ai festival così. Ma tanto, perché si vede un sacco di bella gente, che vedi una volta l'anno e poi mantieni dei rapporti, dei contatti. E vendi. Perché è importante, scusate la domanda, ma un pass. Nell'avere un negozio e avere degli occhi belli come Alberto di Flamengo. Poco. Non ho mai notato i tuoi occhi belli, in effetti. Emi, stai attenta. Dio bo, che belli occhi che hai. Emi, stai attenta perché qua vogliono... Innanzitutto, salutiamo chi si sta collegando adesso. Scriveteci, fateci sapere se avete domande, se avete curiosità, se volete vivere il Bayfest tramite i nostri occhi e gli occhi bellissimi di Alberto di Flamengo. Se lui punterei tutto sulla bellezza di questi occhi e... Via, dici. Sì. Me lo diceva sempre la mia nonna, però. Punto sulla bellezza e cassatene di dischi. Io devo dire che comunque Alberto è l'esempio classico che faccio quando dico che, secondo me, chi ha i coglioni... E la follia, di aprire un negozio adesso tra Bergamo, Brescia e Milano, punk, indipendente, musica indipendente, vinile, così, fa una fortuna. No, perché dico, non conta il fatto che è una cosa diversa, ma se lui riesce a fare un business, ok, a Genova, tira su una scena così, cioè figurati in una zona dove non c'è nulla, non fa, camperebbe un posto... A Rimini non me lo vedo, forse con quegli occhi lì sì, ma non oggi, è più difficile. Oggi e lui siamo andati al music store di San Marino a comprare un po' di dischi. Okay, è molto bello. Ah sì, lì... No, ma se guardi tra l'usato, io ho preso dei DVD orribili, molto bello, dell'orrore, bello. No, San Marino sì, dopo anche... Però non me la vedo sul genere, cioè, hai visto della roba... Volendo. Sono delle cose alternative. Sì. Allora, sì. Bisogna... Spulciare. Ma è un servizio che è bello, anche perché io spesso prendo Alberto, però il negozio ci sono stato una volta da lui. Io sono mai stato finora, incredibile, vergognoso. Che passavo per i concerti. Giuda cosa? Giuda. No, non la band. Non la band, no. La band metal, tra l'altro. La band metal. Esatto. Bisogna fare concerto nella piazza davanti a Flamingo, Giuda band metal, Giuda la band di Roma e Franz tra il pubblico. Hai fatto i concerti acustici? Anche uno in elettrico, però ha chiamato gli Injection e Cox, erano l'inaugurazione. Quindi i tuoi amici che se li arrestano non te ne frega esatto, un cazzo. Con i loro strumenti, così. Ha portato loro anche l'impianto? No, l'ho affittato da un amico, quindi anche lì. Okay. E sei quello che ha chiamato gli sbirri? Scusami, però cioè adesso non vorrei entrare nel tuo caso, potresti comprare un impianto così poi fai concerti ovunque vuoi. Cioè per la tua... Le Taz, fare le Taz praticamente. Sarebbe bello, ma potresti farlo tu, perché io... Ma io ce l'ho, non l'abbiamo fatto. Noi quando organizzavamo potresti i primi... Potresti fare da backliner a Flamingo, sai te? Non so se ti converrebbe, esatto. Ti converrebbe più in benzina attualmente che non... un po' di amiche... Allora, devi sapere che quando noi organizzavamo le prime feste che facevamo, che si chiamava Ghost Lake Party, sul lago di Geo, no? In questa spiaggia così. Ghost Lake Party. Praticamente l'idea era questa, cioè che quando i nostri genitori andavano via d'estate, noi rimanevamo sul lago, a casa, a rotazione, nelle nostre case facevamo proprio le feste, no? Dove compravamo una marea di alcolici e dividevamo le spese. Quando le case nessuno era in ponte, ma il nonno di mio fratello
era marinaio, no? E aveva insieme al circolo dei marinai lì di Sarmento, aveva un appezzamento di terra, così. Quando ci hanno fatto sapere che era a disposizione, abbiamo deciso di farci delle feste e abbiamo fatto la stessa cosa, ovvero compravamo una marea di birra economica, la Finkbrau. E la gente veniva, facevamo pagare, non so, 10 euro e avevamo provato il primo anno gli Lichis, secondo anno i Surfing Lungs, così, ed è cresciuta, è diventata super popolare. Parliamo di birra da festival, che è un argomento figo. Allora, quando organizzate i concerti, adesso che il pubblico, l'età è anche un po' più alta, la Fink, la gente si incazza ancora. Cioè... Premesso, la Finkbrau non credo che esista in spina, cioè quelle birre lì, cioè nessuno, birre da vendere ai festival. Sì, perché per esempio l'altro giorno il pre-Bay Fest, per me sono andato a vedere i Thousand Oaks, okay. Grandissima band che salutiamo, ciao Alex Gavatti. Ah, anche qualcuno si ricorda di Ghost Lake Party, grande. E praticamente al magazzino parallelo hanno la Oettinger. Cazzo, l'Oettinger è quella birra che io adesso tanti anni che non bevo, però mi ricordo che anche se la mettevi nella ghiacciaia, aprivi la Oettinger e era calda. Non ce la facevi. Poi dipende da come servi la birra, come la spini, perché l'Heineken può essere buona e molto schifosa. No, invece guarda, non te lo dico perché sono sponsorizzato Heineken, ma molto fredda. Ti dico ad esempio, no, l'Heineken che è lo sponsor di Edonè, che è fatta a 5 km non è perché lo stabilimento dell'Heineken e della Moretti. Della Tuborg, l'Heineken. È sicuro. Però vedi, da noi è fatta a 5 km di distanza e abbiamo un Heineken speciale. Però nel gruppo Heineken c'è l'Heineken, sì, di Cnusa, ok? Adesso io non vorrei dire perché poi se mi sento mi denunciano. È come la scena dei Simpson dove vanno a visitare la fabbrica della DAF. Esatto. Esatto. Dove c'è la DAF Light e la DAF Light, in verità vedi che vengono dalla stessa pompa, no? No, nel senso, meno male, eccoci. Facciamoci un selfone. Dai, un cerchio, non c'è. Vediamo. Se lo dico, sì, dipende. Guardano quattro che si fanno un metà spettacolo. Secondo me la scelta della birra va anche un po' con le band, cioè nel senso sono le band Scrause, c'è la birra di merda. Cioè, se c'è i Rage, c'è l'Heineken, capito un po' il mio discorso? Un po' è vero, se ci pensi. I Rage dovrebbe esserci la birra solidale. I Rage la band metal o i Rage Against the Machine? Esatto. Che ho visto. Ah no, è tipo il video che sta facendo un po' di vlog. Ragazzi, CantHC, il miglior canale YouTube della storia. Però ho visto un botto di gente che tipo di gente che secondo me è Street Credibility, che stava parlando bene dei Rage Against the Machine, miglior hardcore band di sempre. Ma in questo periodo perché è saltata a Leeds, ho visto, e c'è stata la polemica perché avevano venuto un botto di biglietti e hanno messo i 1975, l'hanno annunciati come non vi preoccupate, non ci sono i Rage Against the Machine, ma ci sono i 1975, e qui sono incazzati tutti. Perfetto. Il miglior gruppo hardcore della storia sono i Korn. Sì. Korn uguale Heineken. Allora, Korn, ragazzi, Heineken. Parliamo Korn di cose Heineken. Serie. Vai. Siamo qua per i nuchi. Quanto sono fighi i Limp Bizkit? Vieni a parlare di Limp Bizkit con noi. Mi portiamo. Allora, io sono molto felice del revival anni 90, perché finora non ha preso ancora il crossover, 90, infatti non siamo perché mamma mia, aiuto. Ci provano nell'after party tutti gli anni. Miglior chitarrista, miglior rapper, miglior DJ. No, mamma mia. Ci vorrebbero più gruppi con il DJ, secondo me. Sì. Pensa se stiamo scherzando. Non si capisce più dove è il sarcasmo e dove è il sarcasmo. È bello che possiamo dire un po' quel cazzo no, che ma vogliamo. Invece no, io vorrei fare un argomento serio. Vale tutto, dai. Ok, abbiamo parlato di birra da festival. Però avete notato quanto la birra da festival, che sia schifosa, che sia meno schifosa, perché quello è il livello, costa adesso ai festival? Allora, qui penso che... io non bevo, però sei, allora due token e mezzo, quindi 6 euro e 20, euro e mezzo. E ancora per il livello di questo festival è il costo più basso che ho mai avuto. Ti dico anche di più, io ho parlato con uno dei capi di Heineken in Italia, ok? Proprio quello che non era ubriaco, che parlava dei festival, loro mi diceva che Heineken aveva assunto, perché sai, Heineken cede come fornitore ai festival e ai produttori, però poi è il festival che decide il prezzo, quindi se Heineken vende a 2 e poi il festival la rivende a 8, non è colpa di Heineken, no? È colpa delle cose. Però hanno dovuto mettere un limite, tipo il famoso non vendere più a più di
perché i prezzi stanno diventando il biglietto d'ingresso, cioè sta diventando troppo costoso, cioè io ai Green Day, Holidays, 10 una è 8 euro però da 33 in bottiglietta da di plastica, capito? Di boom. In America sai com'è, in America ormai è diventato adesso è tutto microbrewery. Io sto frequentando molto i concerti in America più che in Italia, paradossalmente, e lì cioè, c'è proprio una nei festival fare l'esperienza con le microbrewery che arrivano all'interno, che penso che arriverà anche da noi, certo, con tutti questi birrifici indipendenti che magari espongono. Io non sono d'accordo, tra l'altro, per esempio hai dei festival, poi non bevo neanche, quindi cazzo me ne frega, però vedi che hai magari l'happy hour oppure il bicchierino e puoi andare a fare il tasting di tutti i microbirrifici, certo, così. Sì. Non lo so se come esperienza mi potrebbe gasare. A te piacerebbe il microbirrifico? No, io sarei per asciugare un po' le cose in generale. Pensi più cibo? No, più... Mangi un piattone di riso? No, tipo l'aperitivo con i concerti dove c'è il concerto e... ma perché mi dà mi fa sentire vecchio. Vogliono vendere l'esperienza, ci sono i boomer che sentire vecchio, il fatto che ci siano i giochi per i bambini. Non so più che bevo 40 birre. Cioè, è giusto, ma mi mette, cioè, vorrei carrelli che bruciano, della spesa che bruciano. I toss, cioè, quelle cose più che la roba lì. Mi sì, sì, mi piace sì, un po' il suo gusto. Mi piacerebbe di più una roba leftover crack, ecco. Però make punk again. Però... potresti fare Flamingo Records il cappello rosso, make punk again. Molto ma scusami, però la mia domanda è: il punk non è punk again tutto l'anno? Infatti. Perché ad esempio, non so, nel raduno io ti dico precisamente, cioè siamo passati da un'idea di Andrea De Menci che diceva vaffanculo i bambini, non voglio fare il merch per i bambini, a io invece sono dell'idea opposta, no? Cioè, dico, secondo me l'idea, non so, del raduno di altri festival è che deve essere molto inclusivo, perché dovrebbe essere la promozione di quello che è durante l'anno, se no rimaniamo noi e fra 2 anni non ci siamo più neanche noi. Ma infatti io ho litigato, no, però dico, cioè, è ovvio che ti diminuiamo, no? Ho litigato online, una cosa veramente triste. Vai. Con un detrattore del raduno che diceva mi sembra tutto molto scusami, allineato. Ma bisogna avere d'accordo sul detrattore del raduno, scusami. È un litigato. Detrattore lui. Cosa vuole? Lui diceva, guardando le foto vedo... vabbè, troppi amici, troppo l'uomo. Esatto, no, quindi la questione del... si allinea un punk. Sono quei sorrisi di merda. Figa. Esatto, ma più odio e anche sofferenza, più odio, ma sì, no, ma ci sono più state black metal, ci sono il raduno, però a parte quello, no, beh, insomma, secondo me ci vuole cose positive, come dicevamo poc'anzi, senti, prima di sì, erano positivi, no, quello no, e neanche positivi, no, di sì, Covid, sì, però amici, ascolta, no, alcune delle più belle critiche del raduno sono state: uno ha proprio stato l'unica sponsorizzata che abbiamo mai fatto del raduno e poi non l'abbiamo più fatta, uno ha scritto: com'è che io ascolto punk rock da 30 anni e non ho mai sentito nessuna di queste band? Che è una bella critica. Magari pensavo. Ascoltava lo stesso... E un'altra cosa che mi diceva, vedo bambini, gente felice, gente che compra cose, roba del genere, dov'è il punk qua, no? Ecco, mi è venuto in mente cosa aveva scritto allora. Invece è tutto molto allineato, le multinazionali. Che poi... Ma che multinazionali? Infatti, no, dicevo, lo sponsor uno ero io, dicevo, sì. Dove sono i soldi? E rimpiango i Motorhead, cioè, e io ho risposto: ma i Motorhead è gente che mette la sua faccia sulla bottiglia di tutti gli esempi. Ma è scritto i Minor Threat, dice vabbè, parliamo. Ne sono due robe diverse. Sono una band a boomer, però c'è una questione. C'è una questione da dire. Allora, io non so cosa ne pensate. Ultimamente c'è stata tutta la polemica di Jovanotti. Ora è ovvio che tutti noi, immagino, che siamo contro Jovanotti, sì, da sempre. Odiamo Jovanotti. È partito preso. Però odio anche chi ultimamente sta facendo l'ironica su Jovanotti. Perché? Per un motivo. Cioè, non è che il mondo è perfetto. Cioè, la cosa che mi sorprende molto del raduno, o di Edonè in generale, è che la gente pensa del dire, siccome tu vuoi essere positivo e trattare delle determinate, non so, l'inclusività o le si cose... Si può far vedere questo su Twitch, l'avevo fatto io, però non lo volevo postare, dopo ho detto non ho voglia di cazzi. No, secondo me... Secondo me no, tipo... Sì, esatto, secondo me anche Jovanotti lo bannano. Comunque ho messo Jovanotti, adesso non lo posso vedere, però ho messo Jovanotti e con Valentino Rossi e di fianco ho messo Hitler e Mussolini, che... Ma... Che si possono far vedere, probabilmente.
No, sai che no, perché l'altro giorno ho postato su Facebook un video, il mitico video di l'ultimo giorno di Hitler, dove hanno fatto sempre per calcistica, e c'è un video molto ironico sull'Atalanta, no, dove dicevano quanto sta facendo schifo nel calciomercato. E me l'ha mandato, perché ha detto istigazione al fascismo, facendo no, ma è assolutamente un film. Ciao ragazzi, guarda che sono i Millen Collin. Ciao, inizia il Millen Collin. Andiamo a vedere Millen Collin. No. Anch'io voglio andare a vedere Millen Collin. Allora, aspetta. No, ma c'è la diretta. C'è la diretta, allora, facciamo così. Adesso mandiamo il link di questa diretta a Rocco Zambli, in modo che ci fa vedere i Millen Collin, se si può. Vediamo. Ciao. Andiamo a vedere se Rocco Zambli. Vediamo se riusciamo a vedere i Millen Collin. Ti piacciono i Millen Collin? Molte canzoni, non la band in generale, non tanto. Mi sono curioso di vederli. L'ultima volta che ho visti qua non erano stati il massimo, sì, però vediamo. Hanno delle canzoni che mi piacciono molto, il gruppo in generale non lo seguo particolarmente. Sono di casa qua comunque. Sì, se io penso ai Millen Collin penso a questo festival. E hanno un sacco di fan qua. Va bene, dai, vediamo. Allora, vediamo se Zambo risponde. Si può far vedere un po' di Millen Collin. Tanto lo sentite in sottofondo. Io vorrei anche collegarmi con Simone Renzi prima degli Interrupters, ma vedremo di farlo dopo gli Interrupters. Non so se ci sentite ancora, ma cos'è che hai venduto di più finora qua al banchetto? Gli Interrupters. Ma tra l'altro hanno portato i dischi gli Interrupters, hai visto loro ben andare? No, ma allo stesso prezzo, e quindi c'è stata una buona divisione di vendita tra noi e loro. Perfetto. Io vorrei andare a parlare con gli Interrupters per dire ai fratelli Pivona che suonano nel singolo quello di Team Time Bomb, certo, che hanno fatto, ma non riesco ad accedere al backstage. Come no? No. Facciamo una qualcuno che conosca uno degli organizzatori. Andiamo a parlare, dai, proviamo un po'. Qualche anno fa, per farmi firmare un disco, ho saltato la trascena e me l'ho messa fuori. Devo aspettare che si tira. Ce l'hai fatta? Vediamo se riusciamo, dai, a rompere le balle a Zamboni. Zamboni, è lei? Ecco, Zamboni dovrebbe arrivare a farci vedere gli Interrupters. Vediamo se si collega. Sarebbe molto bello, questo sarebbe una roba, cioè, tecnologica. Sei abbastanza avanti. Sono abbastanza tecnologico. Ma questo per Flamingo, allora innanzitutto dovete comprare da Flamingo, cioè dovete smetterla di offrirmi con gli, dovete comprare da Flamingo. Smetterla di comprare o comprarla noi. No, perché è importante, io voglio venire. Quando esce il disco di Trevisanone, Trevisanone deve suonare da Flamingo. Esatto, Trevisanone gliel'ho chiesto prima. Lo so. Ma perché vuole far uscire un nuovo disco. Vediamo se si collega. Vediamo che lo dico. Eccolo. Arriva, eh? Arriva? No, non ancora, arriva ancora. Vai. Sto... Arriverà. Poi diamo a lui direttamente la linea. Vediamo se arriva. Comunque, gruppo preferito finora al Bayfest? I Last Gang. No, detto una cazzata. I Get Bad. Bello. Last Gang. Io sono un bel gruppo. Mi sono preso che sono così presto. Perché... Sì. Poi considerando tutte le cancellazioni oggi sarà passati benissimo prima dei Millen Collin. Sì, poi ho fatto un bel concerto coinvolgente, sono riuscito a coinvolgere la gente nonostante fossero le 6. Poi lui aveva i tatuaggi in faccia, tutte cose che per me sono importanti, next level. Sì, next level. Vediamo, e Millen Collin parlano in italiano. Parlano in italiano, tanto sembra, non sembra uno svedese che parla italiano, sembra un... No, bravo. Un argentino. Molto bene, facciamo una piccola storia.
una storia. Vai di che devo questo, guardare. Questa è una delle canzoni belle dei Malenconi. Siamo in diretta qua su Poco Zain. Mentre i Malenconi suonano. Il loro pezzo migliore. Il loro pezzo migliore? Julio, questa. Perfetto. Vediamo se riusciamo a collegarci. Ciao ragazzi, intanto che vi state collegando, cosa avete da dirci di bello? Intanto che io faccio questo post, diteci qualcosa, avete delle curiosità su dei fest, sui gruppi, diteci qualcosa. Intanto quelli che sentite in sottofondo sono i Malenconi. Eccolo, eccolo!
the greatness always. The pandemic didn't do anything bad to you guys. You just look better than ever. Yeah. Anyways, during these years, it's the pasta. Nicolas says it's the pasta that makes you look so good. Anyways, here's the song we've been playing these 2 years on our own. Thank you.
In compagnia del team comunicazione del Bay Fest, come sta andando? Tutto bene. Questa è Ramona, e ringraziamo per la diretta. È possibile riprendere i video perché lo stiamo facendo comunque. Certo, direi allora, alla gara. Seguite Bay Fest Summer per tenervi sempre aggiornati. Mi raccomando. Se no, Ramona sarà. Esatto, perfetto. Sono molti begli scatti, quindi guardate. Eccola la fotografa!
siamo qua in diretta del Bay Fest. Mentre Millen Collins suonano, vi facciamo vedere un po' di festival. Andiamo agli stand dei dischi. Ed eccolo qua, Jean-Claude. Jean-Claude, cosa stai comprando? Un cazzo, perché non ho più soldi. Non hai più soldi? Ti stai divertendo? No, che mi sto divertendo. Sono lontanissimo dal palco, mi sto divertendo. Io devi spendere dei soldi. Per piacere, puoi spendere dei soldi, per favore. Che dei dischi ce ne sono qua, eh. Quartetto francese molto bello. C'è la versione francese del libro del Petralizio. Cosa ne pensi del libro del Petralizio? A me è piaciuto. A te è piaciuto? Carino. 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 Molto la versione bello. Francese secondo me è un po' migliore. Sì. Eccolo di nuovo, sede staccata qua, allora. Diverto, ti piacciono i Millen Collins? Mi piacciono i loro singoli. In generale, non tutto. Banchetto Aperol Spritz, ragazzi, che tamarata, però va bene. Eccolo il bambino che gioca con la maglietta di Exploited. Questo è il banchetto del merchandise, se ve lo stavate chiedendo. Oh.
We are live. Hello. How is going? Are you fun? It's going a lot. But I miss the world already. Are you here with someone, with who? Yeah, I'm here with my husband. Yes. And we work at the... So you stay there for Maradona till now? No, actually we live in Madrid. Oh, okay. Okay. There, yes. That's beautiful. Come a parlare, venite, venite, venite. Allora ragazzi, stiamo ritornando adesso nella postazione perché abbiamo dei grandi ospiti. Guarda, scusami, che devo un attimino riportare le cose qua in diretta. Qua nella postazione live. Vediamo se riusciamo. Prego. Venite qua, venite qua ragazzi, venite qua. Allora, siediti. Vengo dietro. Attento a non far cadere il computer, Allora, siamo qua nella postazione live, tornato nel Flamingo Records, abbiamo qua Andrea Rock, grande amico di Pocozine, grande amico del punk rock e un nemico del punk rock. Un nemico di Pocozine, un nemico di tutto, ovvero Jean-Claude, ex Atom Smashers, ex Davis Dan, ex tutto tranne Massoneria Mammonica adesso. È vero. Che hanno condiviso un concerto con gli Undead. È stato uno dei momenti più alti della carriera di entrambi. Della carriera mia sicuramente. Anche tua. C'è stato un bacio sotto il vischio perché eravamo nel periodo natalizio. È stato molto molto carino. Sì. Siamo venuti mille in colline a vederci. Sì, qua c'era stato persone di mille incogli, sì. Allora. Beh, poi sono venuto qua a vedere loro. Comunque, mille incogli sono comunque un gruppo di casa qua. Cioè, se io mille incogli li ho visti in Svezia più volte e non sono amati come qua. No, è vero, ma poi ricordiamoci che sono stati i primi headliner del primo Bayfest. Esatto. Quindi se è partita questa cosa del Ferragosto Punk Rock in Italia è anche un po' merito grazie loro. Grazie mille incogli, sono un ottimo gruppo comunque, dai, diciamolo. A me il disco piacciono. Dal vivo no. Ma hanno meno voglia di me. No, dai, non è vero. Sono dei fighi, sono fighi. Sì. Bullion, sei sempre sulle mie chiavette, Bullion. Sì, sì. Hanno fatto altri pezzi? Oltre sì, 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 fatto altri due o tre pezzi. Quando c'era Rock TV all'epoca? No, due o tre pezzi non sono più. Sì, 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 noi la passavamo continuamente. Penguins and Polar Bears, Losing Master. Un classico, Questa Losing Master era l'altra, no? Bello, bello. No, la città. Non so di cosa stai parlando. Vuoi abbassare un attimo la radio? Adesso li abbasso un attimo. Vi state divertendo? Datemi tre parole per definire questo Bayfest.
Oh mio Dio, non fammi delle domande. Allora, secondo me una parola è ritrovo. Dillo. Okay. Lo dico. Ah, ritrovo sicuramente, perché gli è dato un appuntamento di... Alziamo il volume. Un'altra cosa sicuramente è... non solo ritrovo, ma anche sviluppo di qualcosa, perché tante idee o si concretizzano a Bayfest o partono da Bayfest, quindi è un ritrovo ma sviluppo di proposte. E poi a mio avviso è comunque un bel cartellone in generale, sempre, ogni anno c'è un buon nome. Quest'anno secondo me la parola che però vorrei aggiungere come terza è rinnovo, perché gli Interrupters hanno cambiato la generazione e il pubblico di Bayfest, hanno svoltato un po' l'anagrafe di chi è un nuovo headliner. È un nuovo headliner, e questo secondo me è comunque un risultato interessante. Vero. Anche perché puntare con gli Interrupters come headliner è una cosa nuova, adesso sono tutti esatto. Cosa ne pensi? Tu sei qua negli ultimi anni. Vero. Beh, io l'avrei voluti vedere al Punk Rock Raduno, però forse erano ma già un po' che loro volevano. Cioè, sì. Già quando li volevamo era dire che è un po' il rischio di adesso, no? Cioè dire che le nuove promesse sono già fuori budget per il livello infimo in cui siamo noi. Cioè non saprei come definire, però già i Get Dead, che sono un ottimo gruppo di ieri, già i gruppi che diciamo sono i futuri headliner, forse quelli che già sono headliner in America, non possiamo più permetterceli nei festival piccoli, come anche un Black Rock e altre robe. Cioè è difficile ormai, perché c'è bisogno di un ricambio nei, come dicevi te, negli headliner dei festival. Non si può andare avanti a NoFX e Bad Religion, no? Quest'anno l'abbiamo visto. Beh, io li vedo volentieri ancora per qualche anno in Bad Religion. No, sicuramente. Però un mercato che deve cambiare un po' il giro. Cioè, non puoi avere sempre i NoFX e Bad Religion ogni anno. Qualcosa c'è di nuovo, tipo... Sì. Interrupter. No, la cosa secondo me è interessante, che oggi mi scriveva un ragazzo su Instagram, mi diceva: ti prego, porta Lars Frederiksen da solista in Italia, che comunque non è un nome nuovo, assolutamente, no. Però almeno la chiave solista di Lars potrebbe essere, forse ci si riesce, bisogna vedere, incastrarlo tra All Fear Casuals, Rancid Stacy, eccetera. Il disco, l'epicolo che è uscito, meraviglioso. Quindi, proviamo a fare una raccolta fondi. Raccolta fondi per Lars, ragazzi, lo volete Lars? Dove lo facciamo suonare? Io ho già una mezza idea sulla Bergamasca. Ah, sì. Sulla Bergamasca? Sì. No, mi sa che non è troppo piccolo. Vabbè. Vediamo. Sul Punk Rock Raduno, sì. Sarebbe bello. No, sarebbe il coronamento. Sì. No. Assolutamente. Io vorrei andare a beccare gli Interrupters, perché i fratelli Vivona suonano nel singolo che abbiamo fatto uscire, quello in sostegno alla pandemia. E non lo sapevo io. Sì, nei singoli Team Time Bomb sono loro la band di Team Time Bomb. Solo che A, non ho portato singolo da dargli, perché vabbè, noi gli abbiamo spedito roba. B, non posso andare là. Tu puoi andare a tirarli fuori. Sì. Allora, portarli fuori. Allora, mi hanno detto che la cantante Amy è già un po' rockstar oriented. Ah sì? Sì, ragazzi che lavorano dietro hanno detto che già va in giro con l'ombrellino. Ma lei aveva fatto il calzoni pop anche, ho visto qualche video. Sì. Quindi non so loro se arriveranno proprio all'ultimo, eccetera. Però sì, è vero, sono innanzitutto backing band pazzesca. Incredibile. E poi Kevin lavora benissimo in studio, ha lavorato per un periodo credo ai Red Bull Studios con Travis Parker, quindi insomma siamo comunque davanti a una nuova generazione importante. Certo. Poi il fatto che siano fratelli, due gemelli e un fratello, quando la backing band, c'è il backing band, però la sezione ritmica di due gemelli mi sembra scritto da un film. Anche tu hai suonato con tuo fratello. Anch'io con mio fratello, non è mio gemello, mio fratello molto talentuoso, io no, e quindi la cosa è collata. Però loro sono degli invasati, perché il batterista mi fa morire da ridere il fatto che lui le sue dirette Instagram si mette lui telecamera fissa e lui che fa gli esercizi di batteria. Cioè, chi fa una roba del genere? Cioè, è purezza quella. Per me, no, la Marina mi ha portato un cocktail. Grazie.
Questa è la magia dei festival. Grazie. Vuoi venire a parlare? Assolutamente no, perfetto. Allora, però i fratelli Pivona sono un po'... Cioè, la cosa bella degli Interrupters è che comunque, da un certo punto di vista, è vero che sono un gruppo di maniera, no? Perché comunque diciamo che proseguono proprio lo stesso modo di gruppi storici, però allo stesso tempo hanno il coraggio di fare delle robe che i gruppi vecchi non fanno più, cioè pezzi che parlano di unione, che parlano di quanto è bello il punk rock. Senza essere imbarazzanti. È vero, no? No, è vero, ma poi tra l'altro io quello che ho notato negli Interrupters, soprattutto nell'ultimo disco, si avvicina a un'altra band che ricorderai aveva a che fare con due fratelli, in realtà fratello e sorella, che erano i No Doubt, no? I No Doubt nascevano con all'interno della line-up anche il fratello di Gwen Stefani. Quindi in quel senso c'è molto metodo, molto maniera, è vero, proseguono la tradizione degli Operation Ivy, tant'è che 9 su 10 Sound System la suoneranno, no? Certo. Sarà in scaletta. E quindi secondo me è tutto molto bello. Nell'economia dei gruppi con i fratelli, io sono stato recentemente in Irlanda, te ne parlavo l'altro giorno, anche i Cranberries avevano i due fratelli all'interno della band. Quindi secondo me quando il DNA va a influenzare un percorso artistico, di solito viene fuori qualcosa di buono. La band più facile del rock mainstream sono i Darkness, no? Oggi che anche loro hanno i fratelli. Ma che ne sono esempi? Questi sono solo alcuni. Ce ne sono. Ma hai detto bene i No Doubt prima. L'ultimo degli Interrupters. Non si stanno un po' No Doubtizzando? Tantissimo. Lo dicevo prima a Jean-Claude, assolutamente sì. E per me non è un male, perché Tragic Kingdom è stato un disco che ho adorato e farà parte del DJ set di stasera sicuro. È vero, perché ricordiamolo, Andrea Rock, perché ci sta guardando, magari siete distanti, però metterà dischi nell'after party. Attenzione, perché sta arrivando finalmente il mio cibo, composto la mia cena da patatine fritte e qualcosa di vegano che adesso ve capiremo cos'è. Ma hai preso solo roba per me, tu non hai preso da mangiare. Hai già mangiato? Grazie allora. Va bene, molto bene, grazie. Allora, ho preso il disco degli Interrupters, ce l'avevo addirittura in anticipo. Ho fatto fatica a farmelo piacere da un certo punto di vista, adesso che mi piace comunque perché è un disco degli Interrupters, quindi mi piace. Sono dei pezzi molto belli. È il disco con meno canzoni però degli Interrupters finora. Non saprei come vi spiegavi, cioè, alcuni dei singoli che sono dei cingoloni perfetti per la televisione, telefilm, così, sono meno, cioè ci sono dei pezzi molto cantautoriali, però faccio fatica a trovare dei veri singoli, non saprei come dire, c'è un disco meno di canzoni, però questo lo penso io, tu pensi diversamente. Ma io invece ho trovato tanti singoli studiati, perché negli Interrupters, se vogliamo proprio trovarli, la cosa che potrebbe essere la stonatura, che non è una stonatura, è il fatto che loro non lasciano niente al caso. Cioè il live di stasera non lascerà niente al caso, nei parlati tra un brano e l'altro, nei sing-along con la gente. Cioè loro hanno già l'impostazione da Stadium Rock, il fatto che abbiano fatto il tour con i Green Day sicuramente gli ha insegnato ancora di più il mestiere. Tim Armstrong gliel'ha insegnato e gliel'ha inculcato in maniera totale. Amy arriva da un percorso pop, quindi sa perfettamente come proporsi al pubblico. Secondo me ci sono degli ottimi singoli, un po' meno Interrupters, un po' più No Doubt. Ricordiamoci, No Doubt, raga, era gente da MTV prima classifica. Ma secondo te stanno cercando di fare quel salto in più ancora? Io lo spero perché io credo sempre che serva l'ariete, ok? O il cavallo di Troia, qualcosa che ti porta. Cioè, se i ragazzini giovani scoprono gli Operation Ivy tramite gli Interrupters, è una bella cosa, certo. Perché poi faranno il giro. Io ho scoperto il punk rock tramite i Green Day, che se non avessero fatto Basket Case, probabilmente non mi avrebbero dato una chiave di lettura del genere. Poi da lì fai il tuo percorso da scuola. D'accordo, ma secondo te in questo modo riusciranno? Ma guarda, il mercato è cambiato rispetto a una volta. Non c'è più quell'affezione alla band. Però loro con i primi tre lavori, questo è il terzo o il quarto? Quattro. Questo è il quarto. Con i primi tre lavori hanno costruito, secondo me, già un po' di fidelizzazione.
quindi potrebbero essere sulla buona strada, potrebbero essere sulla buona strada. È vero, i grandi dischi che hanno fatto l'Expo erano di solito il terzo, no? Se andiamo a... Secondo me Find the Good Fight è loro andato per loro. Però questo non è sicuramente loro, Life Can't Wait. È il nostro amico Simone che probabilmente sta guardando, l'ha definito così, è un Live on Wait mancato. Non sono molto d'accordo, nel senso che Live on Wait era molto sperimentale. Era molto più difficile, molto, sperimentale. Molto meno commerciale, la molto meno era molto clashano come disco Live on Wait. Certo. È un disco che apprezzi dopo, quando hai cresciuto il tuo bagaglio culturale musicale. Io a 20 anni Live on Wait ho detto, oddio, non è Out of the Woods. Sì, 10 esatto. Anni più tardi l'ho amato. Certo. Cioè, forse si arriva anche al punto in cui un gruppo arriva a... Cioè, in quella cosa lì che ha fatto gli interpreti, dici ok, meglio di così non posso fare, devo fare qualcos'altro, se no altrimenti sembrerebbero B-side del disco precedente. Certo, certo. Infatti io devo dire comunque ho apprezzato i piccoli cambiamenti che ci sono stati in questo disco. Chi l'ha ascoltato con me venendo proprio a Bayfest mi diceva devo riascoltarlo, devo dargli una seconda possibilità, non era particolarmente fan dei momenti reggae, c'è tanto reggae eccetera. Secondo me invece stiamo dalla parte giusta, cioè comunque stanno là, hanno i riferimenti chiarissimi su quello che può essere, ricordiamoci, No Doubt hanno interrotto la loro carriera prima di distruggersi completamente, dall'altra parte i Sublime l'hanno interrotta prima che esplodesse, quindi secondo me loro potrebbero in qualche modo inserirsi anche in quel settore lì, ovviamente dove tutto è marketing, quindi è cambiato rispetto ai primi anni 90, devono strizzare l'occhio anche ad altre cose e secondo me lo stanno facendo, però con credibilità, come diceva, cioè senza apparire furiosi o stantini. Domanda, secondo te se dovessimo scegliere un modo ipotetico, perché non sappiamo se avessimo una ricetta del successo sarebbe facile farlo, no? È più facile diventare famoso tramite questo percorso, nel senso di dire festival, crescita, diciamo scalare sia le scalette dei festival, sia vendere sempre più dischi, oppure apparire in un film importante nella colonna sonora, oppure essere il pezzo di TikTok più famoso. Cioè, come diventi famoso oggigiorno? Perché anche quello è il problema, no? Cioè, quanto deve durare la fama? Ci deve durare un giorno, tic-tac, la caramella. Se no, io non ne ho idea di come funziona la musica oggi come oggi. Non si comprano più dischi, non si vendono più dischi. No, come si fa? Cioè, ricordiamoci che i più grandi dischi venduti ultimamente, i Metallica, sono ritornati in auge grazie a Stranger Things. Tanti gruppi, grazie alla colonna... Cioè, il disco, la colonna sonora di Guardians of the Galaxy è stato il disco più venduto in un anno in America. E i dischi che c'era, i Raspberry, sono tornati in auge grazie a Guardians of the Galaxy. È importante essere in un film della Marvel o... Andiamo indietro negli anni 90, i Dropkick, prima anni 2000. Dropkick Murphys, la colonna sonora di The Departed, gli ha svoltato la carriera. Esatto, quindi... ed è durata. Cioè non è che dici, nessuno si ricorda quel film lì, lo guardiamo tutti ancora ogni volta che è TV, immagino. Per fortuna è anche un bel film, quindi... Esatto. Pulp Fiction, immagino che abbia aperto i 5678 all'epoca di Kill Bill. Certo. Ce lo ricordiamo bene, no? Certo, sì. E ancora vivono di quella fama lì. Un pochettino. Secondo me la formula del successo di oggi forse è una buona dose, un buon equilibrio di tutte queste cose che hai detto. Non si può dimenticare il mercato, non si può dimenticare la discografia, quella classica, però bisogna andare anche verso queste nuove cose, questo sicuramente. Sì. Ma spiegami il successo dei Turnstile allora. È un gruppo che non lo conosco, però vedi, è gavetta, però intanto sono a Jimmy Kimmel. Lì secondo me c'è anche un buon lavoro di management dietro. Sì. Questo sicuramente, cioè, ma come i Fontaine D.C., cioè, avremmo mai pensato che una band che nel 2022 faceva un disco con una canzone in gaelico sarebbe mai arrivata a essere headliner del Primavera Sound? Allora, è chiaro che adesso c'è anche un pubblico che è sensazionalista, no? E nel pubblico sensazionalista noi avremo... Guarda che ti tengo un po' io. E nel pubblico sensazionalista secondo me ci stanno i Fontaine D.C., ci stanno i Turnstile, ci stanno, ma vi dico una cosa, una provocazione non vuole essere, ci stanno i Blue Brigade, ok?
cioè c'è gente che si è avvicinata al punk italiano quest'anno con i Blue Brigade, eh? Ragazzi giovani, ragazzi molto giovani. Ecco, loro sono un caso particolare, molto particolare, perché da tanto che suono, sì. Eppure sembrano un gruppo nuovo. Sì. Intanto Emile Colli sta facendo il loro mega. La conosco, questo è la questo conosco. Pezzo è strabello. Molto. Cioè, mi fa venire in mente veramente il video. Sì. Questo, il video serve ancora? Sì o no? No, secondo me no. No, no. Allora, ritorniamo ai Blue Brigade. Loro sono un classico esempio in cui fare un bel disco ti cambia. Meno male, meno male. No, esatto, cioè alla fine fai vedere che la qualità, ok, quello che abbiamo detto tutto, no? Ok, il sapersi muovere, ok, il management, ok, la fortuna, ok, il momento, ok, tutto, però fare un bel disco aiuta. Cioè, ok, le serie televisive, perché in realtà il successo dei Blue Brigade è strettamente connesso al successo degli ultimi con Zero Calcare e la serie TV di Zero Calcare, cioè sono due band che dico un'eresia che non è un'eresia, sono intercambiabili come headliner in un festival, ok? Cioè oggi chiami Blue Brigade o gli ultimi e comunque il movimento di persone è più o meno quello, credo che i cachet siano più o meno simili, quindi secondo me è un strettamente connesso a tutto quello che dicevamo prima, certo. Ancora valido. Certo. E come dicevamo, la serie dell'anno su Netflix, almeno in Italia, è quella di Zero Calcare, quella è servita tanto alla fine a fan. Cioè, che ci sia Zero Calcare, okay, come alfiere, e appunto come dicevi te, che entra nella cultura e fa vedere un po' la nostra cultura, anche solo in spezzone, no? Cioè, è importante per noi. Secondo me, no? Ci sentiamo rappresentanti. All'Edonè, e non l'ho scelto io, i ragazzi hanno scelto di fare uno dei retropalchi su Zero Calcare. No? Vagli te a spiegare che Zero Calcare viene ai concerti, conosci i nostri amici, vabbè, cioè, è bello. Si è proprio entrato nella cultura pop. È anche bello, e dobbiamo citarlo, il fatto che i Blue Brigade, da uno dei gruppi dell'anno punk, sono comunque gestiti non da un'agenzia, ma comunque da Samal di Venezia Core. E lo gestisce in un modo molto punk, cioè facendo i loro interessi, giustamente. Attenzione, Samal conosce perfettamente le dinamiche di questa. Esatto. Perfettamente, è un grande professionista e sa lavorare bene. Quando... anche nel senso di dire, cioè, è uno di noi, sì, non, certo. Non è uno che, perché nell'hit pop ad esempio, tu lo sai meglio di me, appena un gruppo ha un minimo di successo, molto meno con i Blue Brigade, succede che i prezzi sono subito alle stelle, certo. Cioè, un gruppo che ti porta la metà delle persone dei, facciamo i nomi perché non piace. De Leo, okay, che viene dall'esperienza vicina a Camomilla, costa molto più degli ma dei Blue Brigade, e il motivo per cui è famoso De Leo è perché per la diatriba con Calcutta e del Puglio, non ho idea di chi sia. Tu sai chi è De Leo? Sì. Ora, tutto, non ho nulla contro De Leo, anzi sta simpatico, però c'è un problema riguardo alla crescita e la possibilità per locali come Infini, come il Dottedi, una cosa, perché non è più sostenibile. Col Brigade ad esempio, invece col punk rock ad uno, hanno capito perfettamente il contesto in cui erano ed è stato molto semplice dire noi siamo fan di voi, siamo tornati a metà, no? Come è successo per noi, come è successo per noi, siamo amici, è molto importante. Perché se altrimenti iniziamo subito che qualcuno ha la popolarità immediata, va subito dalla gente importante e basta, è dato, no? Non puoi più farlo. Questo non lo diciamo, però i Blue Brigade sono tenuti da un manager che è consapevole. Avere quella consapevolezza è molto importante. Ma è facile che un domani alzino il tiro, eh? È facile, e sarebbe secondo me organico, cioè assolutamente normale. Poi ognuno farà le proprie valutazioni, ma non credo sia mancato nulla, no, nel loro percorso. Come non è mancato nulla nel percorso professionale di Samal, che si è skillato sempre di più, perché è vero, lavora con queste band, ma è capace di lavorare anche con artisti molto più mainstream. Tu, ho questa idea,
che chi fa tour manager, chi lavora nel giro punk e chi affronta le difficoltà dei tour indipendenti e tutto, cioè veramente il fatto di dover fare i conti con due lire, secondo me è già skillato per lavorare un next level. Cioè, vero, e ti permette, secondo me, di fare i conti con 2 milioni di lire. Perché con i 2 milioni di lire tu sai che ci saranno degli errori che potranno sistematicamente avvenire, ma quando tratti un progetto mainstream sai che quegli errori non deve vederli magari l'artista. E allora quella mega cifra che vai a proporre quando l'artista è mainstream è anche basata sul fatto che certe cose, certi errori non devono essere percepiti dall'artista mainstream. E quindi quei soldi non dico che sempre siano giustificati, ma a volte sono pensati da chi arriva dalla nostra strada per ovviare a determinate dinamiche. Ci sono dei dischi quest'anno che vanno impressionato. Passiamo all'argomento. Emil and the Sniffer. Emil and the Sniffer, l'ultimo? L'hai visti con i Green Day o di in qualche altra data, no? Però arrivi un po' tardi con Emil and the Sniffer. Io sono sempre in ritardo. Siamo stati in ritardo. Emil and the Sniffer in ritardo. Ti è piaciuto comunque? Come mai? Come li definiresti? C'è chi storce il naso, ma a me piace. È quello chi che storce il naso? Tu? No, allora. Fermola. Che qua tra noi due l'unico che non ha barriere è qua. E mi Sniffer, io carino, li ho visti a New York 4 anni fa e cosa? E come sono stato? E poi, oh Emil Sniffer, che cazzo di gruppo vuoi sentire? Molto fighi, perché tra l'altro tutta questa scena qua, diciamo tra il punk rock e garage punk un po' sguaiato, come anche ce ne sono tanti diversi, è da un po' che si è fatto vivo. Poi in verità Emil and the Sniffer sono il gruppo che è diventato più famoso nel genere, ma ce ne sono diversi che hanno iniziato quel tipo di pilone un po' young, di cantanti anche femminili, però con una bellezza non normale, non è quella da Gucci, okay. Una bellezza anche imperfetta così, che ha lanciato proprio uno stile, una roba, quindi molto bene. Poi loro australiani, tutta l'Australia adesso con gli Steve Richards e mille altri gruppi sta veramente spaccando, cioè i ragazzi giovani ascoltano i gruppi australiani. E il prossimo gruppo chi è? Prossimo gruppo non lo so chi potrebbe essere, però ci sono, allora se vai a vedere il Get Lost Fest di Amburgo ogni anno ci sono gruppi stragiovani ultra punk che vengono usciti da Drunken Sailor Records e tutte le micro etichette che ci sono in Australia. Quei gruppi lì da un giorno all'altro alcuni potrebbero esplodere, non sai cosa. Un gruppo che quest'anno mi ha impressionato al punk rock raduno che avevo visto in America, sono i Bobby Lees potrebbero essere i nuovi redattori. Li avevo intervistati, figli, cioè, molto, non so se riconosci Bobby Lees. No. Sono queste ragazze, questo pezzo ti piace? Sì, la terza che mi piace. Vedi che ci sono un po' di singoli in Millen Collin, alla fine i Millen Collin non sono male. Sono una serie di gruppi giovani che secondo me ho i Viagra Boys. Allora, il mio amico Thomas Hildebrand dalla Svezia, cioè i Viagra Boys di Stoccolma, erano già famosi 6-7 anni fa. Indovina che è arrivato tardi anche qua? Vedi, ce ne sono. Mi ricordo perfettamente quando i Viagra Boys sono stati stampati da Phonopress qua in Italia, i loro primissimi dischi. Ho aiutato Thomas a stamparli in Italia, erano già famosi là. Loro volevano suonare comunque i concerti indipendenti, non so, e negli ultimi anni e mezzo che è diventato un gruppo di livello gigantesco che perfino compete con i gruppi americani. È difficile stare dietro a tutte queste cose, però ce ne sono i giovani. Forse siamo noi vecchi ogni tanto che io sempre. Disco dell'anno. Il disco dell'anno è sempre una domanda abbastanza complicata, perché poi sei influenzato da quello che dicono in giro e quindi ti verrebbe a dire Fontaine's D.C. Io non credo che Fontaine's D.C. sia il disco dell'anno, anche se mi piacciono tantissimo gli argomenti trattati, però non, per me non è il disco dell'anno. Faccio un po' fatica adesso a pensare al singolo album dell'anno.
una band che secondo me negli ultimi mesi, forse credo nella fine del 2021 in Italia, ha fatto molto bene, che purtroppo non ha ancora preso il treno degli ultimi e dei Bull Brigade, sono i miei amici Mad Beat. Loro sono di Torino, secondo me scrivono benissimo, hanno delle linee melodiche incredibili, sono dei ragazzi splendidi, meriterebbero di salire su quel treno, ok? Mad Beat, è già uscito il disco? Il disco è già, ne credo che nella fine del 2021 sia uscito un EP e un bellissimo disco che si chiama Luci Rosse, credo che fosse legato al 2020. E è una band a tenere d'occhio, hanno fatto adesso live a Rebellion e meritano tanto. Se vi sono piaciuti gli ultimi e i Bull Brigade, assolutamente da ascoltare, non rimarrete per niente delusi. Molto bene, abbiamo due consigli per gli acquisti, prossimi concerti da seguire, cosa? Perché poi la verità è questa, abbiamo avuto un'estate incredibile finora, no? C'è un sacco di eventi, grandi, piccoli, grande risposta di pubblico in generale, mi sembra di poter dire, ritorno di alcuni festival storici. Cosa sarà dell'autunno? Questa è la grande domanda che tu dicelo tu. Non lo so, te lo saprei dire, te lo direi, lo chiedo a voi, visto tu cosa dici dell'autunno. Io credo che se tutto va come è andato anche qui a livello molto organico, speriamo che succeda quello che non è successo nel 2021, quindi che l'autunno sia un autunno dove si può lavorare, dove si possono fare i concerti al chiuso, eccetera, eccetera. Le date annunciate sono tante, potrebbero essere troppe, e quindi come al solito avere il problema dell'agenda, sovrapposizione, come è stato anche in questo periodo, no? Io il prossimo concerto che vado a vedere, e qui prendo gli insulti della scena, vado a vedere Chaos, è il prossimo in agenda, perché secondo me ha fatto un bellissimo disco, fa un live con i Colle del Fomento, che sono un'altra realtà storica. Mi spiace per i giovani trapper, ma vado a vedere dei rapper anziani, che però hanno ancora tante cose da dire. Quindi per me in agenda quello è il prossimo. Poi sarà bello anche andare a rivedere gli amici di Sum 41, che vengono qui, Simple Plan, che ci conosciamo da tanti anni. Vado a vedere Arch Enemy, che è una band oggi sicuramente che si sta spostando, no? Quindi sta andando sul metal super mainstream, no? Con tutta una serie di operazioni come hanno fatto i Ginger, no? Da un certo punto di vista. Quindi per adesso sono queste le mie previsioni dei prossimi concerti. Io vorrei vedere gli Interrupter. Perché adesso, esatto, i Millencolin hanno finito. Mi sembra comunque che hanno rispettato le attese, perché io l'ultima volta che hanno suonato i Millencolin qua, 3 anni fa c'ero, secondo me è stato meglio stasera. Sì. Per quello che ho visto e per la reazione del pubblico. Forse 3 anni fa erano andati un po' per scontati, suonavano prima dei Bad Religion, c'era un po' la pioggia anche, però stasera bello entusiasmo. Forse per ora è il gruppo che ha scatenato più entusiasmo qua al Bayfest. Ripeto, secondo me c'è tanto l'effetto siete di nuovo a casa, no? Sì, per citare quasi un loro album, no? Vero. Loro qua si sentono tanto a casa e il pubblico romagnolo lo apprezza. Dire qual è stato il gruppo che mi ha sorpreso di più in questi 2 giorni, faccio l'italiano medio, ti dico i Loyal Cheaters. Anche secondo me, insieme ai Get Dead. Allora, i Get Dead io li ho visti crescere tantissimo, perché avevamo fatto una data a Milano tanti anni fa, credo fosse il 2017, al Rock and Roll di Rock, quindi locale microscopico. E i Loyal Cheaters secondo me sono una band interessante di ragazzi giovani che ascoltano musica vecchia. Quindi il fatto di averli visti fare un pezzo dei Cheap Trick secondo me è stato molto, molto divertente. E loro mi hanno sorpreso perché non li conoscevo. Ovviamente l'hype gigante però è per quelli che stanno per salire in questo momento. Faranno il pezzo di Bad Religion, perché ieri ho visto un post che hanno fatto tributo ai Bad Religion, che hanno fatto un pezzo Sorrow, okay, che hanno fatto al Punk Rock Holiday. Vedremo se lo faranno. Copriamolo. Vediamo. O fanno quello o fanno Billie Eilish. Secondo me conviene che... Tra l'altro, fan note della questione. Quando sono stato qua gli Screeching Weasel, il tour manager di Screeching Weasel adesso è il guitar tech di Billie Eilish. Voilà. Sì. Perché non lo sapevi? Forse me ne parlava Ben Weasel, perché sua figlia è fan, credo, di Billie Eilish. Certo. Quindi... A proposito, come è andata l'intervista? Io non ho ancora visto l'intervista tua, Ben Weasel, scusami. Tu l'hai vista? Mamma, la Madonna, come sono vecchio! La Madonna! Devi tornare. Dai, sì, parliamo un attimo di Screeching Weasel. Io vado a vedere. Parliamo. No, beh, mancano ancora un quarto d'ora almeno, ma dai. Ti aspettano. Ma ti aspettano. Voglio parlare di Screeching Weasel. Il momento di Screeching Weasel. Vieni giù un attimo. Guarda, proprio così. Come stai così, come era.
parliamo di Sketching Wizard. Li ho amati, li ho odiati e non li ascolto più. Come non li ascolti più? Che cazzo stai dicendo? Giuro, mi fa un po' male al cuore. Non riesco a separare la persona dalla musica. Allora, ok, siediti giù perché adesso ti ammazzo. Lo so. No, no, ma non cosa vuol così dire? Ma cosa ne sai te di chi è Ben Weasel? Mi dà sui nervi. Ma cosa? Chi? Chi? Ben Weasel, può darmi ma sui perché nervi. Perché? I suoi tweet, i suoi post, i suoi... Non lo so, ma cosa ti dà sui nervi? Vabbè, non sono difensore, io non lo conosco. No, Ben Weasel. No, non voglio entrare, sono positivo. No, no, oggi, ma anch'io sono positivo, voglio sapere cosa ti fa. Poi dopo uno che sta super copertino. No, ma a me mi fa... io sono sincero, guarda, sai. A me fa girare i coglioni questa roba qua del dire non voglio separare la musica della persona. Ok, se conoscessi la persona sarebbe un conto, ma siccome non la conosciamo è un po' difficile. E poi tra l'altro non ho sentito l'ultimo, il penultimo disco era di una bruttezza. Bellissimo. No, di una bruttezza, di una bruttezza. A te è piaciuto. Ad esempio a me l'ultimo disco non piace, sono sincero. Okay. Me lo fanno uscire Stripes, che sono i miei migliori amici, quindi compratelo comunque, io l'ho comprato, compratelo. Il penultimo sempre su Stripes, quindi comprate anche quello, è molto bello. L'ultimo, devo dire, è troppo una b-side del penultimo, secondo me. Però se a te è piaciuto, io sono contento che sia piaciuto. A me è piaciuto, io non sono un hardcore fan di Screeching Weasel, ma... sono uno di quelli che mette Bark Like a Dog, lo so. È un capolavoro, è incredibile. Per me è un capolavoro. Uno dei migliori dischi, il mio top 10 di sempre. Però i veri fan dei Screeching Weasel non ti dicono. No, i veri fan dei Screeching Weasel all'epoca erano... Io mi ricordo quando è uscito, perché ero ragazzino. Già bello. Era già bello, ma faceva non figo ammetterlo. Esatto. Okay. Invece però è un super prodotto, benissimo. Se superava dopo 3-4 dischi. Cioè, quello è un disco che se facessero il tour dove suonano tutto Bark Like a Dog, io prendo e vado. Ma allora, c'è da dire anche, gli ha donato la loro hit più bella e anche il pezzo più rappresentativo, perché Cool Kids, possiamo dire quello che vuoi, è una hit proprio manifesto, perché è semplice. Sì. Ma poi è un manifesto di un mondo, di un'attitudine, eccetera. No, ma tutti ritengono, ormai è diventato un classico. Sì. È più classico di How to Make Enemies, se ne rete il tipo. Cioè, questa è la verità della questione. Credo che l'ultimo bellissimo disco. Ha fatto qualcosa di bello dopo, l'ultimo bellissimo. Ma ascoltami, io devo essere sincero, non ho apprezzato Television City Dream come stile. Dabbè, a me piace bello, Emo, piace. Il disco solista, il secondo solista di Ben Weasel. Hai ragione. È molto bello. Hai ragione. Molto bello. Fidatevi moltissimo, scusate. Sì, è vero. È mio parere. Sono tutte robe che mi piacciono in generale. Brutto. Non voglio metterissimo. Ten Punks in It, brutto. Sì. Sono dei pezzi bellissimi. Sì, sono però sono due o tre pezzi bellissimi. Disco così così. Poi cosa rimane? Rimane... Voglio solo essere in disaccordo. First World Manifesto, bruttissimo. Due pezzi ci suonano dei miei cari amici. Qualche pezzo ci sta. E poi... Sai cosa è bellissimo? Carnivore, bello. Bello. Quello, vedi che ci sono dei dischi belli? Sì. Vedi? Così non potesse, è corto. E beh, un EP però, secondo me... Comunque stiamo tutti guardando dietro. Sì, secondo me ora... Dobbiamo finire, forse di salutarci, secondo me. Sì. Secondo me ci diranno il fatto che non facciamo la diretta degli Interrupters, però dai, diciamo la verità. Facciamocela godere, dai. Cioè. Ragazzi, grazie mille per averci seguito. Grazie mille perché guarderà questa diretta su YouTube. Abbiamo tentato il nostro meglio, domani ancora su diretta qua. No, non ci sei te domani? Torno stanotte. Va bene. Ciao ragazzi. Una cosa positiva per il futuro, cosa sperate per quest'anno? Io spero che ci siano altri ritrovi, ok? Altri ritrovi con un bel ricambio generazionale, dove noi vecchi ci mettiamo un po' più a dormire in disparte e lasciamo a fare ai ragazzi giovani. Io spero di scoprire che il nuovo disco è bello. Dammo, vuoi portare il tuo cellulare a far vedere gli Interrupters? Bravo. Oh no, allora niente, non abbiamo il cameraman. Stiamo scappando tutti pian pianino. Per andare a vedere gli Interrupters e io per cenare con le patatine. Ragazzi, grazie mille.